della rivista Scuola dell'Infanzia al tema dei linguaggi del corpo. Questo perché c'è bisogno oggi di rimettere l'attenzione sul corpo bambino e anche di pensare alla nostra sensibilità nel guardare questo corpo col quale il bambino ci si presenta e si fa conoscere. Ecco, infatti possiamo dire che la scuola dell'infanzia forse oggi è uno dei luoghi nei quali il bambino maggiormente può accorgersi di poter utilizzare il proprio corpo in modo esteso, ampio, vario e anche nuovo rispetto ai luoghi nei quali sta normalmente. Questo perché sappiamo che i bambini oggi vivono nelle loro case più che nelle strade, no? Come si faceva un tempo, che si dedicano più a dei giochi di tipo sedentario con il computer o con i giochi elettronici e quindi non hanno tanti spazi per sperimentare in modo libero, continuato e anche insieme agli altri questa esperienza del corpo che si mette alla prova, che vive delle avventure, che trova i propri limiti e confini, ma anche le proprie possibilità di espressione, di espansione. Ecco, una volta si diceva che quando ci si sbuccia un ginocchio o quando si prende una botta si misura lo spazio col corpo e che questo proprio ti fa entrare in relazione molto più profonda con la realtà intorno. Poi sappiamo che il corpo è anche uno strumento proprio per costruire la propria relazione con se stessi, con gli altri, con le cose, la realtà, l'ambiente e quindi anche per costruire pensiero. Allora ci chiediamo se i nostri bambini, se e come possono interagire con la realtà, con il proprio corpo in questo mondo di oggi, nel quotidiano, sia a scuola che fuori dalla scuola. In questo muoversi quotidiano ci sono tanti aspetti da collegare all'idea di corpo bambino e in questo numero della rivista ne abbiamo esplorati alcuni tra i tanti possibili, quindi il discorso dell'identità di genere, per esempio, il fatto che i bambini di oggi hanno delle difficoltà nel comportamento, nel fermarsi, nel rilassarsi, ad esempio, nel mantenere l'attenzione, oppure hanno anche delle difficoltà proprio ad accorgersi dei pericoli che ci sono nell'ambiente, a misurare i propri gesti, i propri movimenti, o anche addirittura ad espanderli, perché sono talmente abituati a passare, diciamo, da uno stato di controllo a uno stato di libertà, tra virgolette, possibilità di movimento, per cui trovare e armonizzare il proprio equilibrio relazionale è difficile. E a scuola noi quando è che offriamo questi spazi? Diciamo quando riusciamo a intanto ascoltare profondamente il bambino nella sua espressività corporea e motoria. Il primo passo che deve fare l'insegnante è questo, è quello dell'ascolto attento e sensibile e costante di tutto quello che il bambino dice attraverso il corpo. Nella scuola di oggi, ma di sempre, c'è stato tanto spazio per le parole, no? E spesso le parole sostituiscono l'esperienza, oppure non ci rendono così attenti a quello che il bambino non sa dire con le parole, ma dice con i gesti, con la mimica, col suo non saper stare fermo, col suo voler esplorare e indagare il mondo, col suo costruire anche ed immaginare contesti nei quali, attraverso il gioco simbolico o costruttivo, raccontare di sé. Ecco, il primo passo è questo ascolto, però non è un ascolto improvvisato,
è un ascolto che possiamo attuare se conosciamo lo sviluppo motorio e corporeo del bambino e poi anche se diciamo, abbiamo questa capacità di fermarci e di lasciare lo spazio di espressione al bambino. Quindi il secondo passo è costruire un ambiente nel quale il bambino possa agire. Possa agire sia perché trova dei contesti, delle situazioni stimolanti per il movimento e per l'espressività corporea, quindi angoli per il gioco simbolico, possibilità di gioco costruttivo e creativo, di manipolazione, di interazione con gli altri, e spazi di libertà. Una libertà che si esprime non perché si passa da una situazione controllata e diciamo guidata dall'adulto a una situazione libera, tipo come si faceva una volta quando si andava nel salone o nel cortile dove tutti possono correre. È una libertà che ha bisogno di tanto tempo, di tanta possibilità di costruire con materiali anche molto poveri, con materiali destrutturati, che permettono al bambino di liberare la fantasia, l'immaginazione e tutte le azioni che può improvvisare. Poi bisogna essere capaci anche di, come dire, comprendere le regole e infrangerle. Faccio un esempio, per esempio la scuola è fatta di regole, no? Però ci sono momenti nei quali le regole si inventano, si rovesciano e quindi si gusta proprio questo sapore di una libertà che non fa male a nessuno perché resta sempre nel rispetto di sé e dell'altro, ma non so, io trovo che per esempio fare la lotta, che è una cosa proibita, può diventare una cosa possibile se ci attrezziamo con dei materassoni, con dei cuscini, con delle palle di carta che ci possiamo lanciare addosso. Come una volta, non so, ci piaceva giocare in strada e questo non è più possibile, anche il cortile della scuola può diventare uno spazio di libertà nella misura in cui sappiamo, come dire, accogliere i bisogni del bambino, per esempio di scavare delle buche, di giocare con i sassi, di lanciare e di slanciarsi o arrampicarsi, rotolare e così via. O anche attività trasgressive come saltare sul materasso, una volta avevamo i letti, no, con le molle si poteva saltare, ecco, trovare che spazi consueti che di solito si utilizzano in un modo, insomma, preordinato, in alcuni momenti, anche per esempio quando piove non si può uscire, tutta la sezione può diventare un percorso motorio, spostando i tavoli, andando sopra, buttandoci dei teli. Ecco, quindi sta all'insegnante capire che questa libertà di espressione può trovare spazio in tutti i momenti. Ecco, sia nei giochi organizzati che in quelli spontanei dei bambini. Allora, se da un lato il primo passo è l'ascolto attento e sensibile di tutte le espressioni corporee e motorie del bambino e il secondo passo è organizzare dei contesti nei quali possa esprimersi con libertà nella relazione con l'altro e nella sua capacità inventiva e immaginativa, c'è poi, diciamo, proprio quello che noi possiamo costruire ad hoc per un curriculum dell'educazione corporea e motoria. In questo abbiamo molti esempi di metodologie e di approcci, no? Psicomotori e motori. E qui si tratta di scegliere, però al di là, diciamo, dei riferimenti teorici o culturali, piuttosto che lo sport per il bambino o così via, direi che sono tre le direzioni fondamentali verso le quali fare le nostre scelte e costruire dei percorsi operativi. Prima di tutto il gioco motorio, quindi con tutto il corpo, nei grandi spazi, con i grandi materiali che possono
attivare tutte le condotte motorie del bambino, il salto, l'equilibrio, la lateralità e così via. Poi il gioco costruttivo, perché nel gioco costruttivo, sempre con materiali destrutturati, poco strutturati, materiali occasionali come tubi, teli, corde, mattoni, il bambino può inventare e sperimentare proprio lo spazio, le posizioni, gli equilibri, l'orizzontalità, la verticalità e diciamo anche dare un senso a queste costruzioni. E poi il gioco simbolico, perché il gioco simbolico è proprio lo spazio nel quale il movimento assume un significato nella relazione, nella comunicazione, ma anche nel rimettere, diciamo, nel gioco tutti i vissuti personali, i vissuti sociali, di interazione. E diciamo che l'insegnante nel costruire questi percorsi ha un pensiero attivo, no, su che cosa offrire il bambino, ma ritorna ad avere anche un ruolo profondo di ascolto, perché l'interazione educativa che si vive non è di tipo direttivo, ma è proprio di, come dire, di sponda, ecco, un ruolo di sponda.